Ed eccoci qua, siamo in onda finalmente, siamo purtroppo giunti alla nostra ultima puntata di questo secondo ciclo dell'incontro, trasmissione realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine, etichetta Ager Campanus. Si chiude un ciclo importante dove abbiamo parlato di tantissime cose, poi nella fase finale faremo un breve riepilogo di tutte le cose che abbiamo fatto in queste 14 lunghe puntate. Abbiamo pensato di chiudere questo meraviglioso ciclo, perlomeno per noi meraviglioso, ma anche i numeri ci stanno dando ragione, col botto. Col botto perché stasera parleremo di banche. Parleremo di banche e soprattutto parleremo come è possibile difendersi dalle banche, perché le banche non sempre sono veramente molto delicate con i propri clienti. Quindi lo faremo perché stasera abbiamo il privilegio di avere in collegamento da Varese la dottoressa Rossella Fidanza, con la quale cominceremo in apertura proprio, però io voglio presentare subito gli ospiti in studio, l'avvocato Giovanni Ambrosino, cassazionista, Buonasera, buonasera a tutti. l'avvocato Antonio Esposito, presidente di un'associazione importantissima per la tutela dei diritti di consumatori, di cittadini in genere, e del dottore Daniele Capuzzo, tra l'altro Buonasera. premiatissimo anche all'università perché è un ragazzo prodigio, questo lo dobbiamo sottolineare assolutamente. Lui è esperto anche di management. Dottoressa Fidanza, buonasera, grazie di essere in collegamento con noi. La salutiamo, Buonasera. noi la vediamo. Bene. Stasera, come avrà sentito in apertura, noi parliamo e parleremo anche insieme a lei chiaramente di anatocismo bancario. Non voglio farle l'elenco perché lei è preparatissima, anzi quasi arrossisco, e quindi voglio dirle, parto dal 120, TUB, testo unico bancario, anatocismo. Che cos'è? Diciamolo, usiamo anche un linguaggio semplice come nostra abitudine per far capire, per far arrivare a tutti quanti un messaggio chiaro e una informazione chiara. Che cos'è l'anatocismo? Allora, l'anatocismo sostanzialmente è una pratica illegittima perché è vietata dal codice civile, tramite la quale la banca applica degli interessi sugli interessi. Facendo un esempio molto semplice, su un conto corrente ci sono, al termine di ogni trimestre vengono computate le competenze, che sono gli interessi, le spese e tutto quanto. Allora, queste competenze alla fine del trimestre la banca le ingloba nel debito capitale. Quindi nel trimestre successivo anche questi interessi che noi abbiamo già pagato su un prestito diventano un ulteriore capitale su cui paghiamo ulteriori interessi. Questo sostanzialmente è l'anatocismo. Che però mi scusi un Facendo attimo, la interrompo proprio 30 secondi. 2014 c'era una legislazione a favore degli utenti, dei clienti delle banche, o perlomeno era più protettiva, mentre invece 2016 è cambiato tutto. È Allora, ritornato l'anatocismo a gamba tesa, usando una metafora calcistica. ma non proprio, nel senso che allora le banche si rifanno chiaramente partendo dal discorso che noi siamo l'unico paese al mondo che ha un testo unico bancario specifico per le banche, perché normalmente non esiste una cosa del genere. Le banche di solito si rifanno al testo unico bancario, alle delibere CICR, che sono le delibere del ministero, Sì, sostanzialmente credo. detto in soldoni del Ministero dell'Economia.
Questo La è poi. delibera CICR a cui fa riferimento lei, che è andata a modificare l'articolo 120 del testo unico Esatto. bancario, prevede sostanzialmente che laddove ci sia non solo la corrispondenza per cui l'addebito di interessi, la capitalizzazione sia di interessi attivi che di interessi passivi e la comunicazione, effettivamente l'anatocismo possa essere reintrodotto. Nella verità, in verità, non è così, perché l'anatocismo. Qui si deve fare un discorso sulle priorità, sul livello di validità di una legge. Cioè ci sono vari livelli, ci sono leggi primarie, leggi secondarie e così via. Sicuramente il testo unico bancario e le delibere CICR non sono a livello di un codice civile o di una sentenza di Cassazione. Le banche più di una volta sono state cassate per l'applicazione dell'anatocismo, lo fanno da una parte, tra l'altro nel 2014 sono famose le ordinanze del Tribunale di Milano, che è prettamente filobancario, che ha condannato proprio le più grandi banche italiane contro il fenomeno dell'anatocismo, però lo fanno uscire da una parte e lo fanno rientrare dall'altra di soppiatto. In realtà ci sono una marea di sentenze di Cassazione. La più importante, ultima in ordine cronologico, è la 24.293 del 16 ottobre 2017, che contesta completamente questa modifica all'articolo 120 TUB fatto nel 2016 da un famoso governo che tanto abbiamo amato e che dice, considera che la pratica dell'anatocismo è completamente illegittima. Purtroppo si tratta di un illecito civile e non penale, per cui questo comporta un onere, allora, due problematiche, l'onere della prova da parte del denunciante e il fatto che si sottostà a dei giudici in primo grado monocratici che non sempre seguono la legge effettiva, ma preferiscono seguire circolari Banca d'Italia oppure testi unici bancari che non sono fonti di diritto primarie. Perfetto, un attimo soltanto. Allora, Sì. Ambrosino, la dottoressa ha messo un po' di carne al fuoco, Parecchio. invece, parecchio infatti, però io immediatamente volevo dire, in sede civile ho la sensazione, perlomeno dai numeri che ho io, le banche vincono quasi sempre. C'è un escamotage per portarli in sede penale? Un Domanda. escamotage per portarli in sede penale è solamente laddove si possa ravvisare il reato di usura, perché come giustamente ha evidenziato la dottoressa, si è parlato prima della natura dell'anatocismo in quanto illecito civile. Non bisogna perdere di vista che l'anatocismo in effetti ruota sull'applicazione anche di determinati tassi di interesse. Ora, se i tassi di interesse vengono trimestralmente riveduti dal Ministero con debite comunicazioni, vengono applicate dalle banche in maniera superiore a quanto statuito, allora può scattare il reato di usura. Ma siamo in un ambito davvero dai confini molto fragili, perché l'usura bancaria è difficilissima da provare. Individuale. E quindi, al di là della strada, diciamo, ordinaria, che è quella tutta più di fare riferimento, una volta c'era l'ombudsman bancario, oggi sostituito dall'arbitro bancario finanziario. Che è premessa essenziale anche per poter interloquire con la banca prima di agire in sede giudiziaria, un po' come si fa impropriamente, uso il termine con la mediazione, qui è un concetto un po' Cioè è diverso, una però sorta di siamo. mediazione un po' Sì, più è una mediazione un po' più tecnica. articolata perché l'arbitro bancario finanziario in teoria sostituisce l'ombudsman proprio perché ci si era reso conto che l'ombudsman bancario in realtà è una figura nella sua storia fino al 2017 non aveva avuto questi Allora, noi grandissimi risultati. cercheremo veramente di rubare pochissimo altro tempo alla dottoressa Fidanza, poi rientriamo in studio. Allora, dottoressa, noi abbiamo più o meno, i tempi televisivi sono questi e lei capirà, Ma anzi è più che esperta di questa materia, sta spessissimo. Allora, voglio dire, la cosa importante, esiste però un canale occulto, tra virgolette, dove le banche fanno man bassa e mi riferisco per esempio alle carte revolving. Là si rasenta altro che anatocismo, siamo ai margini dell'usura.
sbaglio? No, non sbaglia. Allora, sulle carte revolving ci sono due questioni fondamentali. La prima è la nullità della carta ai sensi dell'articolo 117 TUB. Allora, parto col dire che la carta revolving, che per mol magari molti non lo sanno, dà un fido di un importo che massimo sono 5.000 euro, ti fanno comprare e tu puoi restituire tutto solo a piccole micro rate stabilite. Cioè io non posso dare 1.000 euro al mese se li ho a disposizione, devo dare 50 euro al mese. Questo Perché? comporta praticamente perché praticamente il debito in questo modo non si estingue mai, Infatti io sostanzialmente. volevo farglielo dire, avrà capito la provocazione. Certo, sostanzialmente è questo. Allora, la nullità in che cosa dove la troviamo? La troviamo nel fatto che spesso e volentieri, se non al 99%, le carte revolving vengono proposte all'interno di un altro contratto. Cioè uno fa, che ne so, il contratto di finanziamento per acquistare la macchina, si trova una clausola che firma, che non sa che cosa sia, dove gli mandano a casa una carta revolving. Questo pensa, ho la carta di credito, non sa dell'inghippo e quindi l'attiva. Allora, l'articolo 117 TUB prevede che il contratto debba avere una forma scritta specifica, per cui siccome la carta revolving rientra in un contratto soprastante è nulla da un punto di vista del 117 TUB. Per quanto riguarda invece l'anatocismo, chiaramente, e l'usura, allora sull'usura dobbiamo ricordare che tra l'altro una cosa che io non comprendo, perché se uno fa dei finanziamenti tramite delle carte di credito ha un tasso soglia, adesso quello del dicembre del 2018 era del 19,5%. Sulle carte di credito revolving siamo al 24,10%, Estorsione? 5 punti. È assolutamente estorsione. No, ho usato un termine provocatorio pesante, però dal No, 19,5 ma che glielo già è dico proprio chiaro. altissimo, dal No, ma è altissimo, ma diciannove è vero. È cinque che. No, perché pesantissimo, ma è vero, è sostanzialmente questo, cioè nel momento in cui, tra l'altro, vorrei anche chiarire perché l'anatocismo invece si può riportare anche su un discorso penale, perché nel momento in cui una banca o con una carta di credito revolving o con l'applicazione dell'anatocismo sul conto corrente sfrutta una situazione di difficoltà economica ai sensi dell'articolo 644 del codice penale si concretizza comunque il reato di usura. Quindi l'anatocismo, benché sia un illecito civile, si può riportare su un discorso penale, considerando poi per di più che mentre nel discorso civile chi agisce ha l'onere di provare, nel penale invece è chi è accusato che ha l'onere di difendersi, per cui c'è una situazione completamente diversa a vantaggio chiaramente Lei è del la bestia cittadino. nera di moltissime banche, io so benissimo perché ho fatto molte indagini su di lei, so che veramente quando arriva una sua CTP davanti sul tavolo della banca, la banca comincia a balbettare. Dottoressa, io intanto abbiamo dei tempi, come le avevo detto, la ringrazio Sì, ho tantissimo per la sua ascoltato. Scusa. partecipazione. Noi faremo degli approfondimenti nel prossimo ciclo di puntate che partiranno da aprile prossimo. La ringrazio ancora, le auguro Volentieri. una buonissima Grazie a serata, voi. alla prossima. Chiedo subito all'avvocato Esposito, come se è possibile, per esempio, recedere, come un consumatore può e se ha le condizioni, per recedere da un contratto di credito al consumo. Questo era uno degli argomenti che avrei voluto trattare, poi i tempi sono quelli che sono. Prego, avvocato. Certo, allora il recesso dal contratto di credito al consumo è sempre possibile perché se mi consente una piccola introduzione, spesso molti assistiti, cittadini, consumatori, utenti o coloro che hanno preso a prestito o sottoscritto un contratto con una banca o con una finanziaria, un contratto appunto di finanziamento, quindi hanno chiesto del denaro a prestito per intenderci.
si trovano spesso in un momento di ripensamento, perché sono sempre persone che si trovano in condizioni economiche disagiate o comunque questi importi presi cioè, a prestito. Chi va a chiedere soldi questo, è uno che ha delle, quindi va tenuto delle conto esigenze, che nel rapporto contrattuale una parte è certamente più debole e un'altra purtroppo ha un vantaggio. Quindi spesso c'è un ripensamento che ovviamente può essere esercitato nei 14 giorni successivi alla sottoscrizione del contratto di finanziamento. Questo sì, sempre se le somme non sono state ancora erogate. Anche perché va chiarito un punto, che spesso si tende a sottoscrivere dei formulari, dei moduli già diciamo prestampati con delle norme e delle clausole molto molto scritte diciamo in caratteri quasi illeggibili, quindi spesso le persone sottoscrivono incautamente dei contratti questo prestampati. In mano comunque del cliente sempre? Questo io su questo punto volevo un attimo precisare, la legislazione dovrebbe intensificare la trasparenza in materia bancaria e anche il fatto che coloro che sono addetti ad avere rapporti con la clientela devono quantomeno essere precisi e trasparenti nel preavvisare il cliente che va a sottoscrivere appunto queste norme delle conseguenze che spesso in sede di prestito o per fare diciamo per concedere il credito vengono molto trascurate. Quindi dicevo, il recesso è possibile nelle forme previste dalla legge, quindi con raccomandata, con ricevuta di ritorno al PEC ovviamente, alla sede legale della banca o della finanziaria a cui si è concesso il credito. Ci ritorniamo, sì. Allora, dottore Capuzzo, quali sono poi alla fine gli aspetti pratici che i correntisti, cosa devono controllare praticamente? Allora, i correntisti devono sapere, devono informarsi nelle sedi più opportune. Naturalmente la Banca d'Italia è la sede più accreditata ove i cittadini, i correntisti devono informarsi innanzitutto per capire di che cosa si sta parlando. E su questo segnalo a chi ci segue che c'è un'infografica sul sito della Banca d'Italia alla portata di chiunque, dal più esperto al meno esperto. Cosa c'è da sapere? Leggendo l'estratto conto, che sostanzialmente gli interessi passivi che vengono corrisposti alla banca per come in qualità di costi su finanziamenti o su scoperti o su qualunque altra forma di prestito che la banca fa al correntista devono necessariamente essere contabilizzati a parte, vale a dire non devono essere computati nella somma dei movimenti che il correntista si trova davanti leggendo l'estratto conto. Questo perché? Perché successivamente a quanto ci ha già anticipato l'avvocato in collegamento su Skype. No, non è avvocato, è un tecnico perito. Ah, chiedo scusa. Ci sono state una serie di interventi normativi sul punto e successivamente anche all'intervento della Cassazione c'è stata questa regolamentazione nella quale non è possibile per la banca capitalizzare, come viene detto in gergo, l'interesse. Cioè bisogna tenere ben distinta quello che è l'importo del prestito che viene corrisposto al correntista dalla banca e quello che è il costo di questo prestito che il correntista deve alla banca. In buona sostanza, e vengo alla chiusura, alla fine, come ci si può difendere, che poi è il titolo anche della trasmissione? Due fondamentali aspetti. Uno è che il correntista deve tenere ben presente che non è obbligato a corrispondere alla banca gli interessi dal conto corrente sul quale vengono erogati i finanziamenti, perché implicitamente è facoltà del correntista saldare questi interessi da quel conto corrente, ma in quel caso il correntista si assume la responsabilità della capitalizzazione degli interessi. Perché? Perché quindi, diciamo, da una mano alla banca. Esatto, sì, implicitamente, involontariamente da una mano alla banca. E questo il correntista lo deve sapere. Come può difendersi? Se sono interessi
che possono essere pagati in moneta liquida può pagarli anche in contanti oppure con un bonifico bancario attraverso altri conti correnti, anche quelli alla portata di tutti come delle prepagate, delle carte prepagate. Perfetto. Avvocato Ambrosino, una volta io ricordo, forse avevo anche i capelli in quel tempo, entrando in banca c'erano una serie di poster, manifesti, cartelloni dove c'era l'informazione libera, chiara, completa. Ma dove è andata a finire tutta questa roba? Questo è sempre un diritto del cittadino correntista avere una informazione completa? Faccio un esempio e completo la domanda. Per esempio sulle revolving, che io spunto una casella e mi trovo una carta revolving a casa che diventa una spada di Damocle. L'informazione è un diritto sacrosanto per qualsiasi contratto finanziario che si pone in essere. L'informazione deve essere corretta e deve essere chiara, anche che bisogna capire che il correntista ordinario, non tutti siamo cultori della materia del diritto, siamo appassionati, siamo tecnici, noi dobbiamo pensare all'uomo impropriamente detto della strada, che ha altre specializzazioni, ha altre cose, ha un sacrosanto diritto, secondo me, a ricevere le giuste informazioni. I contratti, come già diceva prima il collega giustamente, spesso sono criptici e spesso non sono giustamente svolti nella loro esternazione. Io ricordo un caso molto brevemente in cui a un correntista fu detto: guarda, e se passi con la banca X i tassi di interesse che tu maturerai sul conto sono maggiori. Alla luce dei fatti abbiamo dovuto fare un contenzioso enorme perché non è mai stato così. Ma al di là del singolo episodio, la questione assume aspetti gravi, perché non dimentichiamoci che spesso, fino a non poco tempo fa, ci sono state vittime, tra virgolette, bianche di una non sana conduzione del rapporto con la banca. Solo. Parliamo di suicidi, parliamo di imprenditori che si sono suicidati. No, ma sono fatti di cronaca nazionali ancora più gravi. Vergognosi, e faccio riferimento ad altre banche. Il problema è proprio anche quello che concludo anch'io velocemente l'intervento, è proprio quello sulle carte revolving, perché sono qualcosa di molto subdolo nella loro gestione. E purtroppo sulle carte revolving c'era un problema, perché al di là dell'anatocismo che si applica, come noi sappiamo, in genere sui conti di deposito, la prima linea delle difese di banche sulle carte revolving è stata quella di dire che le carte revolving non sono un conto deposito, quindi di conseguenza c'era questa questione. Sono una vera e propria trappola, lo possiamo dire? E se non si ha la giusta informazione, sicuramente sì. Possono essere uno strumento utile nella loro genesi teorica, perché il vantaggio rispetto alla carta di credito è che c'è un pagamento fisso, generalmente mensile, che consente quindi una distribuzione sulla più lunga durata del credito. Mi pare di aver capito, arriva all'infinito. Che però sì, perché è come se si autoalimentasse, usiamo questo termine improprio. Ma soprattutto una trappola, il problema può essere quello relativo anche, ripeto, agli interessi laddove non sono debitamente chiariti. Noi siamo una trasmissione di servizio, quindi diamo un'informazione completa, ma a volte anche usando termini crudi. Invece, avvocato Esposito, legandoci sempre alla questione conti correnti, cioè io ho un Sergio Anglisano, ho un conto corrente negativo, posso comunque chiudere questo conto corrente? Che accade? Che succede? È possibile? Ma guardi, la casistica è molto ampia, i colleghi che mi hanno preceduto, come la dottoressa in collegamento, hanno parlato di carte revolving, di conto corrente, eccetera. Trasparenza, prestiti diligenti ai consumatori e contratti di conto corrente anche con una serie di norme e clausole infinite, dove spesso la banca, nel momento in cui il cittadino, consumatore, utente, cliente va a chiederne l'estinzione per un motivo qualsiasi, anche con un saldo negativo, deve e può ottenerla. Spesso molti clienti vengono dicendo che la banca ha rifiutato anche verbalmente da parte degli intermediari eccetera la chiusura del conto corrente. Questo non è ammesso. Ci provano perché è chiaro che la banca perde numeri, perde conti, e questo ovviamente è altamente sconsigliato, deleterio per qualsiasi istituto. Un attimo solo, allora sì. Capuzzo, mi scusi, il signor Rossi, tipico cognome napoletano, quinta elementare, deve comunque aprire un conto corrente per una somma di ragioni. A cosa deve stare attento? Quali sono i numeri o le voci di conto corrente a cui deve veramente prestare attenzione? Allora, ciò che bisogna prestare attenzione in un estratto conto bancario, che è un documento riepilogativo generalmente trimestrale,
in particolare è comprendere innanzitutto la ragione sociale, il nome della persona che ti sta addebitando un qualunque movimento. Seconda cosa sulla quale naturalmente stare attenti è nell'ambito degli interessi, delle commissioni, delle competenze che prende la banca, far veramente caso alla descrizione, perché non è infrequente che per errori tipicamente di gestione dei software, per se vogliamo dirlo, una casistica truffaldina, magari per istituti di credito minori, spesso sono addebitati ai correntisti delle competenze che non sono dovute. Per cui trasparenza, come diceva anche l'avvocato in studio, è obbligo della banca ricevere il correntista e dare tutte le spiegazioni su quelle che sono le partite che un correntista non riesce a comprendere. L'informazione è importante. Come dicevo prima, il calcolo delle competenze e degli interessi bancari deve sempre essere estraneo a quello che è il capitale sul conto corrente. E mi permetta di ritornare un attimo su quello che dicevo prima: gli interessi non sono mai dovuti a vista. Gli interessi vanno calcolati alla fine dell'anno, il 31 dicembre, l'anno solare, e devono bilancio, essere, diciamo. Sì, a chiusura bilancio, e devono essere corrisposti dal primo di marzo dell'anno solare successivo. Attenzione a questo. Perfetto, proprio siamo in chiusura, faccio appello, se no vi devo interrompere, velocissimi. Allora, il primo strumento di tutela che ha un cittadino nei confronti di una banca distratta, disattenta, ecco, uso questo termine generico. Oggi lo strumento fondamentale è quello di armarsi, sicuramente sarebbe preferibile consultare sempre professionisti che siano preparati e che trattino la materia bancaria, perché le competenze sono un surplus di guadagno per l'utente e quindi vanno sfruttate. Ma anche se si vuole, diciamo, utilizzare una strada più economica, il percorso più semplice da fare è quello di scrivere alla banca invitandola su quelle che sono le situazioni di non chiarezza ad avere le debite risposte, possibilmente coinvolgendo anche l'ambito. Perché la banca ha l'obbligo di dare sì, deve dare delle risposte attraverso lo strumento del reclamo. Basta presentare un reclamo bancario in carta semplice, oggi anche a mezzo PEC o a mezzo raccomandata, la banca deve rispondere. Qualora la banca sia omissiva, c'è un limite velocissimo, dipende, sono 60 giorni o 30 giorni, ma possono variare. Il limite ordinario generalmente è di 30 giorni dalla presentazione del reclamo, ma può essere anche più ampio in alcuni casi, dipende dall'organizzazione della banca. Perfetto. Avvocato, telegrafico, proprio telegrafico, abbiamo pochissimo tempo a disposizione. E proprio sulla questione reclami, molto spesso arriva anche, io sono un pessimo correntista, sono poverissimo, non ho neanche la carta di credito, modifiche unilaterali dei conti correnti bancari, ma che cos'è sta cosa? Guardi, è un continuo... cioè la banca si arroga il diritto di modificare unilateralmente... Sì, se mi consente, è una prassi tipica degli istituti bancari, cioè vincolano inizialmente il cliente con delle... ottime condizioni, avvincenti, costi zero, ti regaliamo, non paghi nulla, eccetera, eccetera. Successivamente, passati i primi 24 mesi, 12 mesi, iniziano delle modifiche unilaterali che annullano tutti, che fanno perdere, insomma, quei benefici iniziali dove il cliente si sente poi vincolato. La vita quotidiana, la distrazione, eccetera, il lavoro e quant'altro non consente al cittadino consumatore cliente di reagire tempestivamente e quindi che poi andrebbero lette, perché molte persone leggono, ormai sono schiavi di quello, leggono, modificano unilaterale, la buttano, la cestinano. Quindi l'hanno accettata. Invito, se mi consente, tutti clienti lesi anche per minime spese, come diceva il collega commercialista o anche il collega avvocato che mi ha preceduto, il reclamo è importante, per conoscenza anche alla Banca d'Italia, anche alla Consob, in modo da stimolare affidarsi comunque a dei tecnici esperti, perché il reclamo va fatto con delle forme previste dall'ordinamento e quindi non va trascurato nella sua diciamo esattezza della fattispecie, delle lesioni dei diritti che si vogliono reclamare, insomma. Va benissimo, noi chiudiamo qua perché siamo
in leggero anticipo, ma siamo in ritardo perché ci stanno tantissime cose ancora da dire. Io voglio personalmente ringraziare tutti i tecnici di studio, di regia, gli assistenti, i tecnici delle luci, del suono, grazie veramente a tutti quanti che hanno permesso, e loro veramente non li vedete mai in video, hanno permesso di realizzare questa trasmissione con una qualità veramente da fare invidia a canali importantissimi, anche nazionali dal mio punto di vista. Quindi grazie a Luca, grazie a Luigi, grazie ad Antonio, grazie a Francesco, grazie veramente a tutti quanti voi, siete straordinari. Un altro grazie io lo devo obbligatoriamente rivolgere alla redazione di Napoli News Magazine, che le tematiche le abbiamo elaborate, abbiamo fatto un sacco di riunioni di redazione per quanto riguarda il palinsesto, quindi grazie ad Antonio Mattia, direttore di testata, è stato anche nostro ospite, grazie a Stefania, grazie a Lucia, non voglio dimenticare nessuno, Francesco, Mario, grazie a tutti quanti voi ragazzi, se ho dimenticato qualcuno pagherò la pizza sabato prossimo, non questo perché sono a Bari, quindi grazie veramente a tutti quanti voi. Un grazie invece io lo devo dedicare assolutamente agli sponsor che hanno permesso veramente materialmente di mettere in funzione, in moto questo grande meccanismo che può apparire una cosa piccola, è stato un susseguirsi di emozioni perché abbiamo parlato nel corso delle puntate di oggi di anatocismo, ma abbiamo parlato di cancro, abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di meridionalismo, abbiamo parlato delle abitudini dei napoletani a tavola. Abbiamo parlato degli aspetti psicosomatici rispetto a degli eventi speciali, abbiamo parlato di argomenti molto 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 delicati proprio all'inizio, e quindi è stato veramente un lavoro straordinario. Riconfermo il grazie a tutti quanti, grazie a Cuori di Sfogliatella, grazie Tilex, grazie ad ADR Shell, grazie a Miele del Vesuvio, grazie a Podologia Pacilio, grazie e spero di non avere dimenticato veramente nessuno, grazie veramente a tutti quanti voi. Ancora voglio dire però, noi chiudiamo questa sera, però riprendiamo a fine aprile il nuovo ciclo che è il terzo, quindi stiamo diventando veramente un peso, vi veniamo a rompere le scatole tutti i venerdì dalle 19:30 in poi. La prossima edizione dell'incontro, che conserverà assolutamente il nome, conserverà anche alcuni aspetti, però sarà modificata nei contenuti perché sarà un programma di approfondimento. Io, prima che di me, vedete il fatto di essere poi anziano, impazzisco, io devo ringraziare la Fondazione Maria Guarino Amoronlus, che la porto nel cuore, perché la dottoressa Margherita Longo è una persona straordinaria che fa delle cose straordinarie. Lei non vuole che io dica queste cose, in modo particolare non vuole che le dica in pubblico, perché è prima di essere una dottoressa, una ricercatrice, è una donna. Lei preferisce dire: io di sera faccio nascere bambini, la mattina cerco di salvarne la vita a qualcuno. Grazie a Margherita Luongo, grazie al professore Carlo Luongo, grazie ad Amoronlus, speriamo che continuate a sostenerla donando il 5 per mille, dedicando proprio il 5 per mille a questa straordinaria fondazione che è un'eccellenza napoletana. Noi aspettiamo alcune, non voglio fare nomi, se no poi dici hai detto quello, no, mandiamo soldi un pochino a tutti quanti, che però uno sta a Pizzusicco, un altro sta a Poggi Bonzi. Abbiamo una straordinaria identità campana, meridionale, dove si fa ricerca. A Camerino fra poco inizieranno una ricerca importantissima sul tumore del pancreas. Già stanno con l'Università dell'Aquila lavorando al glioblastoma, tumore terribile al cervello. Detto anche questo, noi nel prossimo ciclo continueremo a parlare purtroppo di tumore, ma con notizie buone, perché a fine giugno probabilmente, poi mi correggerà in diretta se vuole la dottoressa Longo, noi cominceremo ad avere già le prime risposte della sperimentazione che partirà a giorni a Camerino. Altra cosa importantissima, noi faremo degli approfondimenti straordinari su una serie di tematiche importantissime, parleremo purtroppo, ahimè, anche di politica. Io ho sempre detto in redazione, nei comitati di redazione, ragazzi, non tocchiamo l'aspetto politico perché ci sporchiamo le mani. Però si avvicinano le regionali, si avvicinano le amministrative,
a un giro di boa si voterà per le regionali, c'è tantissimo da dire, c'è una frantumazione generale, sembra che sia tutto sotto controllo, ma non è assolutamente così, perlomeno dal mio scarsissimo punto di vista. Quindi seguiteci, continuate a seguirci. Io credo di avere ringraziato tutti, di non avere dimenticato nessuno. Ringrazio anche, faccio non il Signore Gesù, ma il Signore del piano di sopra che ci ha concesso questi spazi. Quindi grazie anche alla redazione di Giuli TV, che è stata sempre straordinariamente vicino a noi, come noi saremo e continueremo ad essere vicino a loro. Quindi seguiteci, approfondimenti, parleremo di politica, parleremo di fenomeni mafiosi, purtroppo camorristici, parleremo di violenza sulle donne, parleremo di tantissimi argomenti, faremo degli approfondimenti straordinari, c'è una sorpresa, probabilmente ci sarà una trasmissione in collegamento, sarò a Malta in una delle puntate, perché sta succedendo una cosa molto importante anche a Malta. Quindi queste qua erano le cose che avevo proprio bisogno, l'esigenza di dirvi prima di salutarvi definitivamente, si fa per dire, perché è provvisoria la cosa. Grazie ancora a tutti quanti voi. Pubblicità. Allez.